farei modino. Rivolgo a tutti un cordialissimo saluto da parte e a nome della nostra comunità di Frati Servi di Maria. Un cordialissimo saluto di benvenuto. Che diceva prima l'avvocato, forse è un raro esempio, ma io dico non solo della nostra regione Veneto, ma un esempio raro di architettura cistercense di tutta Italia. Siamo qua, come diceva il nostro vicario, perché tutti insieme abbiamo il compito, non solo morale ma anche dei amministratori, di tramandare questo bene anche alle generazioni future. Adesso ci spostiamo fuori il sagrato, entriamo in chiesa, dopodiché entreremo in sacrestia, saliremo lassù in cima al cielo, un tempo vive con i monaci, adesso ci dovrebbe essere la questione di prova in agile, perfetto, un'altra copertura e torniamo con grandi problemi che ha la bozzina, come sono? Lo vedremo adesso. Sono legati soprattutto a due aspetti, uno che è l'aspetto di carte. E abbiamo ricollocato la scala. Abbiamo capito qual è il problema, cioè tutte le acque di raccolta, questa è un cimitero una volta, oggi il sagrato, erano praticamente, venivano convogliati in un punto unico e nella metà della scala. Questa copertura onorevole, se viene con quale posso fare vedere? Qui ci sono anche una copertura che noi possiamo aspettare solo in parte, vedere insieme. Abbiamo fatto tre parti di linee, però subito c'è di nuovo differenziato. Abbiamo fatto parte di marcescenze, del grado normale, solo che in questo punto è necessario. È un incanto. Ora arriviamo fino al Pio Giardino, da questa parte abbiamo tre strada. Onorevole, interessante. Sono stata ingannata dallo straordinario lavoro fatto da tutti, prima di tutto dai padroni di casa, ma anche dalle nostre sovrintendenze, perché pensavo che la situazione fosse meglio di quella che è. In realtà la situazione è abbastanza drammatica. La salvaguardia di questi luoghi, che grazie a Dio non sono stati così danneggiati come in altre parti d'Italia o del Veneto, credo meriti tutta la nostra attenzione. Io voglio garantirvi in questo senso, nel senso che io intendo occuparmene e continuare ad occuparmene, come avevo promesso continuerò a fare. Grazie. Grazie. Comunità Colinese, il mio personale dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, sono rimasto colpito da come lei è rimasta colpita e come le dicevo prima, sicuramente questo è un punto a nostro favore. Un'ultima cosa, volevo ringraziare il mio decessore Renzo Todin e l'onorevole Puppato che si sono adoperati per far sì che questo nostro problema arrivasse fino a Roma. Per cui un grazie veramente di cuore, anche perché penso che la salvaguardia di questo bene deve andare al di sopra di distinzioni politiche e soprattutto partitiche. Siamo tutti qua per dare una mano perché questo bene venga tramandato ai posteri.